He's Italian, born in Venice, 24 years of age, and the ice rink is his passion. We took the road to meet him at the Pinè rink. Mirko Nensi is a student of psychology and a member of the Italian fiscal police team. He joined that small band of athletes who've managed to win medals of all three colors. In questa università sicuramente noi atleti italiani avevamo una grande pressione perché si giocava in casa, ma dall'altra parte avevamo anche una carta a nostro favore perché correvamo sulle piste dove ci alleniamo tutti i giorni, per cui non penso sia stata una difficoltà per noi raggiungere i risultati che abbiamo raggiunto tutti quanti. Questa medaglia d'oro vinta sui 1000 metri sta stabilendo il nuovo record della pista e il nuovo record universitario battendo il precedente di Enrico Fabris. E questa, essendo d'oro, è l'atleta più importante. Poi c'è una d'argento, che è la prima, sui 500 metri. Sono stato battuto da un giapponese a sorpresa perché ha fatto una gran gara, ma non l'aspettavo. La seconda d'argento, sui 1500, è stato battuto da Jan Szymanski, un grande specialista di questa distanza. Però comunque ho dato il meglio di me, per cui meriti così non si poteva. Non stavo aspettando questa neanche. E l'ultima di bronzo, the bronze medal, anche questa la più importante. I think really this is the most important because he wanted us four athletes, me, Dal Dossi, Giovannini, Andrea Stefani in the team pursuit. So this medal has a huge significance for the entire nation and for the sport of skating in Italy particularly. Io sarò a Sochi, I'm going to be in Sochi, per cui adesso so we've already started the preparations, we've started the winter training, and there are the World Championships in Nagano that will involve us from the middle of January to the end of January, and then we'll arrive in Sochi, of course, and that is the goal of a lifetime. Sochi, che è l'obiettivo finale di una vita, ecco.